Brutale omicidio a San Severo, un pensionato ottantenne, Antonio Carafa, è stato massacrato di botte e ucciso in casa. La tragedia probabilmente si è consumata nel pomeriggio di sabato, anche se il cadavere dell'uomo è stato ritrovato domenica sera quando un figlio della vittima, non riuscendo a contattare il padre, si è recato presso l'abitazione dell'anziano trovandolo riverso sul pavimento in un lago di sangue. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i medici del 118 che non hanno potuto far altro che constatare la morte dell'uomo. Dai primi accertamenti Antonio Carafa è stato colpito con inaudita violenza dai suoi aggressori. La prima ispezione del medico legale ha rilevato infatti una profonda ferita alla testa provocata da un corpo contundente. Nell'abitazione della vittima, una palazzina in via Merlino Pignatelli, messa interamente a suo quadro, i carabinieri hanno trovato un coltello. L'ipotesi prevalente al momento è quella di una rapina finita nel sangue.